Ma quanto bello il lago di Como! Peccato che per arrivare fino a qua ho dovuto subirmi 30 km di statali poco divertenti. Ora però siamo qua e godiamoci la parte divertente. Infatti da Como ho preso la strada che porta a Bellagio, che sono 30 km tutto lungo il lago di Como. Bellissimo! Il giro non è troppo impegnativo, o meglio, non ha salite troppo impegnative, è un continuo sali e scendi che non smette mai, che forse è addirittura più snervante rispetto a fare una salita unica impegnativa. Questo però ha anche dei vantaggi, infatti è un giro che si può fare d'inverno, perché continuando a salire e scendere ti scaldi e ti raffreddi, senza però rischiare di congelarti come faresti su una salita lunga con la discesa lunga dopo. Ed eccomi finalmente a Bellagio. Yuhu! Di là si va alla Madonna del Ghisallo, ma noi invece facciamo una rotonda. Perché adesso vado verso l'Ecco perché voglio completare il laghino. Che cos'è il laghino? Quello dietro di me è il lago di Como, che ha questa forma. In gergo ciclistico, se percorri tutto il perimetro esterno è completato un giro che si chiama lagone. Mentre se invece fai solamente il perimetro interno, hai percorso il laghino. Questo qua è il Lecco, quello dei promessi sposi per intenderci. Quel ramo del lago di Como che a mezzogiorno, bla bla bla, che adesso non lo so però. È proprio lui. La probabilità di beccare il vento sul lago è sempre molto alta. E anche oggi si riconferma vera questa troia. Ma qua che vento che c'è! Indovinate chi ho beccato il giorno in cui stanno riasfaltando le strade e quindi hanno tirato su tutto l'asfalto e si vibra come neanche sul gravel qua. È giunta pure iniziata a piovere. Ho guardato le previsioni, ok che il cielo non è bellissimo, però non davano pioggia, invece sta piovendo. Un'altra caratteristica di questo giro sono le gallerie del Moregallo. Le prime volte magari possono anche spaventare, ma un giacchetto catarifrangente, le luci accese, può andare tranquilli. Finite le gallerie, mi aspettano gli ultimi chilometri lungo il lago, secondo me i più belli. Perché si vede il lago, la città di Lecco e le montagne. Quello è il Medale e quando è bel tempo si vede anche la Grigna. E sono arrivato a Lecco e sono tornato nel traffico. Anche qua la strada non è bellissima. Ho acceso le luci e vado a casa sereno, dai. Infatti la strada per andare a Meate non è che sia un granché, però questa è. E con un paio di accortezze, sempre con le luci accese, si può fare tranquillamente. Nonostante fosse inverno, facesse freddo, oppure piovuto, dopo poco più di 100 km sono arrivato alla fine di questo giro. Questo per dimostrare sia a me sia a voi che non ci sono scuse, che reggano. Qualsiasi condizione meteorologica è buona per andare fuori a fare un giro in bici, di corsa, a nuoto, per andare ad allenarsi e stare nella natura.